Come potete vedere, il filo passa nuovamente dove c'è il nodo. Guardate. E guardate il lavoro, come viene piatto. Dobbiamo avere sempre la stessa tensione del filo. Pensate che le straniere, ho visto alcuni tutorial, per tirare bene il filo, alle dita si avvolgono un nastro, dei cerotti, in modo da non farsi male. Faccio rivedere l'altro nodo, l'altro incrocio, cioè che si può fare benissimo, però bisogna sempre avere l'accortezza di sistemare bene il filo e non lasciarlo così. L'incrocio della seconda perlina in questo modo, se noi facciamo solo questo, si smolla comunque il filo. Una volta che siamo andati nella perlina, qui, quando passiamo nella perlina a fianco, non dobbiamo lasciare molle così il filo, ma tirare bene in questo modo e rimarrà stabile. Spero che sia stata chiara. Naturalmente io ho lavorato solo queste perline con questo tipo di filo. Per altri fili o altre perline non posso darvi risposta. L'unica cosa che posso dirvi è che tutti i video che io ho visto hanno usato perline sintetiche, mai perline vere. Che comunque le perle vere hanno il foro molto molto piccolo, quindi il filo non passerebbe più volte all'interno. E poi la perla vera è molto più pesante rispetto alla perla sintetica. E quindi non so il risultato del lavoro. Su questo posso darvi conferma che la lavorazione viene benissimo. Guardate. Questo non sarà un vero e proprio tutorial, ma vi farò vedere alcuni passaggi del lavoro. Come potete vedere, il lavoro procede. È un lavoro che procede molto lentamente perché lavoro pochi minuti al giorno per non rovinarmi le mani, perché il filo bisogna tirarlo. Non è più l'inizio che vi ho fatto vedere sul video perché non mi piaceva l'effetto, quindi ho disfatto una parte, quindi questo sarà il sopra della borsa. Poi questo sarà il fondo in questo modo. E poi quest'altra parte verrà uguale a questa, quindi speculare. Perché poi quando andrò ad unire farò le stesse strisce anche da questa parte. Vi faccio rivedere un'altra volta l'incrocio. Che io faccio quindi due perline sul filo di sinistra, rientro nella seconda perlina con lo stesso filo facendo un cappietto, il filo di destra va inserito nella perlina che troviamo di fronte e vado ad inserire il filo di destra nel cappietto che abbiamo formato col filo di sinistra e tiro.
facendo posizionare il nodo al centro della perlina. Passo all'interno della perlina e faccio di nuovo l'inserimento. L'inserimento del filo in questo modo, senza fare il cappietto, non è sbagliato, solo che bisogna tirare molto in modo che il filo non si sposti. Una volta che andiamo con il filo a passare nella perlina che troviamo dopo, in questo modo, non dobbiamo lasciarlo così, ma tirare ulteriormente in questo modo per non far spostare il filo. E per me è molto più faticoso, sinceramente, però se voi vi trovate bene potete farlo. E guardate la lavorazione come liscia, non viene ondulata, ma perfetta la lavorazione che sto facendo io, che sarebbe quella con il nodo, il cappietto. Quindi per tutto questo lavoro io ho fatto il cappietto in questo modo. E proseguiamo. Una volta che finiamo il filo, che non possiamo più lavorare, guardate, qui per esempio il nodo è uscito leggermente, non deve essere così. Dobbiamo tirare all'interno della perlina. Dicevo, una volta che il filo sta per terminare, passiamo nelle perline vicino un po' intorno e inseriamo nuovamente un nuovo filo passando da questa perlina a questa e ricominciamo il lavoro. Come potete vedere, ho terminato il corpo della borsa. Guardate. È bello steso, non ondulato, e misura 20 perline di larghezza per 33 di lunghezza. 33 intendo partendo da questa più sporgente all'altra più sporgente. Questo sarà il centro del nostro lavoro, quindi la base sarà questa. E ora andiamo con i laterali. Voglio dirvi le ultime cose riguardante la borsa speciale. Che nel pacco ci sono 1800 perline, io ne ho utilizzate 1600 perché ne sono rimaste solamente 200. Vi ricordo il codice del prodotto, che è questo. Poi la borsa misura 21 cm per 14,5 per 6 cm di profondità. Come vi ho detto, io ho cominciato il corpo borsa con 20 perline da 8 mm, quindi corrispondenti a 19 incroci, per una larghezza di 21 cm. L'altezza, quindi tutto il corpo borsa, sono 33 perline, che corrisponde a 32 incroci. L'altezza è 14,5. Mi raccomando, una volta fatto il corpo della borsa, prendete le misure in modo che la fodera venga precisa. Allora, sono 10 perline in questo senso e 16 per la larghezza, quindi lasciando
essendo 20 perline, lasciando 2 perline da questa parte e 2 perline da questa parte. Alla terza perlina cominciamo a inserire le nuove perle. Per i laterali invece ho contato 7 perline. 7 perline contando anche questo del dove viene che gira il lavoro. Alla seconda perlina, quindi questa e questa, ho aggiunto 3 perline e poi altre 2 e mi sono congiunta a questa perlina qui. Quindi è venuto questo lavoro qui per stringere il sopra della parte delle parti laterali, dove dopo ho inserito un moschettone. Per quanto riguarda il manico, poi ho fatto 5 incroci e ho proseguito per una lunghezza di 17 perline, dove poi ho inserito una catena e ho collegato al moschettone che si trova da queste parti. Spero che sia stata chiara sul disegno. Naturalmente poi nelle foto vi scrivo quello che vi ho spiegato. Io voglio ricordarvi ancora il codice sconto per quanto riguarda la BB Craft, che è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello. Io vi saluto, ciao e alla prossima. Per qualsiasi spiegazioni potete contattarmi. Ciao, alla prossima!